Allenamento mattutino allo stadio Nicola Geravolo. Il Catanzaro ha svolto un lavoro prevalentemente tattico su un campo, almeno all'apparenza in discrete condizioni rispetto a quello visto nelle ultime uscite casalinghe. Il gruppo è stato suddiviso in più plotoni. La maggior parte degli elementi della rosa, dopo un'iniziale fase di riscaldamento, ha svolto movimenti senza palla sotto lo sguardo attento di mister Cozza, che successivamente ha voluto provare alcuni schemi su palla inattiva. A parte, con Demetrio Brancati, ha svolto alcune esercitazioni per il recupero dell'infortunio l'ex Roma Alessandro Orchi. I vari Papasidero, Borghetti, D'Agostino e Ulloa, assieme a Rosario Scarfone, hanno invece svolto un lavoro specifico sui gradoni dei distinti. Il gruppo successivamente si è poi ricompattato sotto la direttiva del tecnico in seconda Massimo D'Urso, che si è intrattenuto con i giocatori per spiegare loro alcuni movimenti in fase di non possesso palla. Aggregato alla rosa della prima squadra, infine, anche il difensore Mallamaci, classe 1996, sul quale Ciccio Cozza ripone grande fiducia in prospettiva futura.